Per un'altra volta abbiamo visto il principio di Pascal e la legge di Sterlino. Se abbiamo un contenitore, un recipiente, ha una quota H di profondità, la pressione a questa quota di H vale la pressione atmosferica, quella che agisce sulla superficie libera del liquido, più una grandezza che dipende dalla densità del liquido, ρL, per g accelerazione di gravità per la profondità sotto la superficie libera. D'accordo? Qui un altro effetto dato in parte per scontato, ma in realtà non lo è, è il fatto che assumo che la densità del liquido sia costante. Okay. Se questo non è vero, e vedremo esercizi in cui questo è importante che non sia vero, le cose cambiano. A, B, una delle conseguenze principali di questa relazione, che però è stata assunta in realtà all'inizio, il fatto che la pressione dipende solo dalla profondità. Se quindi mi metto in questo punto e misuro la pressione, okay, quello che conta, detto che più terra a terra non si può, è quanta acqua ho sulla testa. Immaginate che io sono un sub e questo è un bacino, un mare, quello che volete voi, mi immergo, alla profondità di 8 metri dalla superficie libera dell'acqua. Dipende solo da quanta acqua ho sulla testa, quindi che la misuri qui o in qualunque altro punto, il risultato è lo stesso. Immaginate per questo di avere, sul primo disegno in grande, ma immaginatelo piccolo, di avere un oggetto di questo tipo. Ho un cilindro con le pareti, le superfici laterali e una superficie di base rigida che non si possono muovere e una parete mobile, immaginiamola in verde. Dentro il cilindro è vuoto, quindi la pressione interna è zero, ma quindi ci metto in rosso, se ci riesco, una molla e posso misurare la compressione della molla. Okay. Quindi posso ricavare la forza esercitata sulla superficie mobile del pistone a seconda di quanto la molla è compressa. Quindi magari qua metto una scala graduata e qui misuro, qui sarà lo zero, a seconda della compressione misuro la forza che c'è qua sopra. Ma siccome conosco la superficie del mio cilindro, posso misurare anche la pressione. La pressione la misuro come la forza, cioè K volte la compressione della molla diviso la superficie del mio pistone. Questo è un sistema per misurare in modo diretto la pressione che viene esercitata su questo punto. Immaginatelo molto piccolo e me lo porto dietro quando mi immergo e se lo tiro fuori dalla tasca mentre sono immerso, misuro qual è la pressione a quella quota. Ci sono sistemi più sofisticati di questo, ma questo è un sistema meccanico che fa appello a cose che già conoscete. Ok? Supponete che io qui, questo aggeggio, lo punto in diverse direzioni. L'indicazione a parità di quota, l'indicazione cambia? No. Perché? Perché la stessa quota è perché vale il fluido omogeneo, principio di Pascal. La pressione è la stessa in tutte le direzioni, è uno scalare, non è un vettore. Quindi dovunque io lo giri, posto che non lo sposto in alto o in basso, dovunque io lo orienti, la pressione che misura è sempre la stessa. Ma allora, se anziché avere questa forma il mio recipiente ne avesse quest'altra, forma di parabola, di basso, in questo punto la pressione cambierebbe, cambia la forma del recipiente, ma la profondità è la stessa.
se avesse una forma di questo tipo, sottilissima, se fosse abbastanza magro ci entrerei? Nemmeno. Non dipende dalla forma del recipiente, ma unicamente dalla profondità. Il contenitore o il vaso, come si usa dire, può avere forme qualsiasi, anche storte. Un vaso prodotto dall'arte contemporanea, oppure a parità di quota, rispetto alla superficie libera di profondità, quindi la pressione è esattamente la stessa. Non dipende dalla forma del resto del contenitore, ma solo da, tra virgolette, quanta acqua sulla testa e quanto sono immerso. Ok? Questo anche contenuto, anche se in realtà la premessa principale, il principio di Pascal, è contenuto dentro l'equazione della legge di Stegner. Ma allora, posso usare questo per ottenere un modo, una tecnica per stimare, calcolare, misurare la densità dei fluidi. Perché? Beh, immaginate di avere un tubo di plastica, di gomma, ok? E di sagomarlo a forma di U. Con i due condotti aperti. Poi lo riempite con due fluidi diversi. Uno, per esempio, acqua, e un altro un fluido ignoto, non conoscete qual è la sua densità. E supponete che non si mescolino, questo è importante. E fate in modo che non si mescolino. E immaginate che i due fluidi, diciamo uno viola e un altro azzurro, si dispongono in questo modo. Ok? Supponete che chiamiamo questo ramo 1 del tubo, ramo 2 del tubo, e che nel ramo 2 c'è Pro 2 che è l'acqua, quindi 10,3 kg al metro cubo. Quanto vale Rho? Facciamo finta per adesso di non conoscere qual è la pressione dell'aria. Ok? Lasciamo la stare. Allora, oppure che sopra ci sia il vuoto o chiuso, c'è il vuoto. Mi farebbe. Beh, se è vero quanto abbiamo appena detto, cioè usando la legge di Stellino, a parità di quota, cioè il liquido si dispone in modo tale che a parità di quota la pressione è la stessa. Ma la pressione dipende non solo dalla quota, ma anche dalla densità del liquido, per questo i liquidi si mettono, raggiungono quote diverse. Focalizziamoci sulla superficie di contatto tra i due fluidi, ok? Perché se non devono mescolarsi, altrimenti questo non esiste.
fino a questa altezza. Se, ripeto, il fluido è in condizioni statiche, non si muove, non c'è flusso di corrente, c'è flusso di fluido da una parte all'altra, allora a questa quota la pressione in questo punto, chiamiamola P1, e in questo punto, chiamiamola P2, è la stessa. Ok? Ma in questo punto la pressione vale, la pressione su questa superficie, idealmente su quella la stessa quota di quella di contatto, vale pressione atmosferica, che ignoriamo, lasciamola stare, non la misuriamo, vale densità del fluido noto, ρ2, per G per questa quota, chiamiamola H2. Legge di Stevinus. In questo punto la pressione vale, analogamente a prima, questa sarà H1, ρ1, G, H1. Domanda, prima cosa fare qualsiasi considerazione. Il fluido 1 è più o meno denso del fluido 2? È meno denso. Per quale ragione? Perché ha bisogno di uno strato più alto per raggiungere la stessa pressione. Questo H1 è maggiore di H2, significa che ρ1 è minore di ρ2. Altrimenti, se fosse più denso, per raggiungere la stessa pressione gli servirebbe uno strato più piccolo, più basso. Ok? In base al Stevino, questa grandezza P1 è uguale a P2, cioè la pressione del primo ramo, ρ1gH1, è uguale alla pressione del secondo ramo, ρ2gH2. Le due G posso semplificarle e ho ρ1H1 è uguale a ρ2H2. Quindi la densità del primo fluido o fluido nel primo ramo vale la densità di quello nel secondo ramo, magari abbiamo usato l'acqua, per H2 fratto H1. Quindi la densità è inversamente proporzionale alla quota raggiunta all'equilibrio del fluido. Più grande la quota, più bassa la densità. Se il mio liquido, il mio fluido ignoto 1 avesse la densità metà di quella dell'acqua, vorrebbe dire che H1 è il doppio di H2. Nella misura di H1 e H2 misuro e deduco la densità del fluido in acqua. Ok? Questo va sotto la dizione vasi comunicanti. Ho due vasi, due contenitori, due recipienti che possono comunicare, cioè dove il fluido può passare da uno all'altro. Il principio dei vasi comunicanti dice: il livello dei vari pari si dispone in modo tale che a parità di quota la pressione è la stessa. Quindi, di conseguenza, se ho fluidi diversi, abbiamo già visto cosa succede, se ho lo stesso fluido, non importa la forma del contenitore, il livello
è lo stesso dappertutto. Perché se così non fosse, se il livello fosse questo, vorrebbe dire che a questa superficie corrisponde una pressione maggiore che in questa. Quindi la maggiore pressione produce in questa superficie una forza maggiore, quindi questa forza spinge il fluido negli altri due vasi finché i livelli non si bilanciano. Un'altra conseguenza importante un po' troppa luce giù giù sì. Prendiamo la nostra solita vasca di acqua fino a un certo punto e prendiamo un corpo immerso nell'acqua. Metto una paperetta dentro l'acqua. Usate le paperette quando fate il bagno da piccolo. Chi non ha mai usato la paperetta quando fate il bagno da piccolo? Compito per casa, fate il bagno con la paperetta. Ma io non so farlo disegnare e poi per fare i calcoli più semplici usiamo un cubo, un oggetto di forma cubica, di lato L. Ok? Consideriamo quello che succede a questo cubo immerso totalmente immerso nell'acqua. Sulle facce laterali, poiché le facce laterali stanno alla stessa quota, cioè ogni punto ha il suo corrispettivo alla stessa quota dall'altra parte, le due forze, le forze laterali, si bilanciano, dovute alla pressione si bilanciano, perché sono vettori identici, stessa direzione ma verso opposto. La pressione su questa faccia del cubo produce una forza, P volte S, che spinge verso sinistra. La pressione su questo lato, questa faccia del cubo, produce una pressione P volte S, ma a destra e 2 si bilancia. Quindi non c'è una risultante netta orizzontale. Non così succede per le due facce superiore e inferiore. Chiamiamo questa faccia 1 e questa 2. Sulla prima faccia agisce una forza F1, sulla seconda una forza F2. Vi ricordo che essendo un cubo le due superfici sono identiche. Quale delle due forze è superiore? È più grande F2 o più grande F1? E perché? È più grande F2 perché si trova a una profondità maggiore e su questa faccia la pressione è più grande che su questa, perché la pressione aumenta con la profondità. Chiamiamo H1 la profondità della prima faccia, H2 la profondità della seconda faccia. Ok? Allora, sulla prima faccia la pressione P con 1, la pressione a profondità H1 vale pressione atmosferica più densità del liquido per G per H1. Rho L è la densità del liquido. Ok? Sulla faccia 2 agisce una pressione P2, che è la pressione a quota H2, che vale pressione atmosferica più densità del liquido per G per H2, con H2 maggiore di H1. Quindi P2 è più grande di P1. Quindi F2 è più grande di F1. Di quanto? F1 tende a spingere questa forza, questa faccia verso il basso, F2 spinge verso l'alto. Prendiamo il verso positivo verso l'alto, allora la forza totale è uguale a F2 meno F1. Prendo per positivo la forza delta verso l'alto.
Ma F2 quanto vale? La forza sulla faccia 2 è la pressione sulla faccia 2 per S, superficie di base, meno F1, che è la pressione sulla faccia 1 per la stessa superficie. È un cubo, le due superfici sono identiche. Ok? Quindi la forza totale, cioè F2S meno F1S, vale, scusate, P2S, F2 meno F1, che vale P2S meno P1S, cioè S volte P2 meno P1, cioè S per P2 è pressione atmosferica più densità del liquido per G per H2, legge di Stevino, meno P1, che è pressione atmosferica più densità del liquido per G per H1. Non ho fatto altro che sostituire a P2 e a P1 la legge di Stevino. Pressione atmosferica più densità del liquido per G per H. Torno indietro. Questo mi dà, togliendo le parentesi, forza totale vale superficie per con A più densità del liquido GH2 meno, questo è un H2, meno PA meno densità del liquido GH1. Le due pressioni atmosferiche si cancellano. Rho L e G è un fattore comune, posso raccoglierlo. Lo scrivo S rho L G H2 meno H1. La forza netta verso l'alto. Ma H2 meno H1 che cos'è? H2 meno H1 è il lato del cubo. E il prodotto S per L, superficie di base per altezza, mi dà il volume. Morale della favola. La forza totale vale il volume del liquido per la densità, il volume del corpo immerso, per la densità del liquido per G. S per L è il volume. Questa grandezza che cos'è? Volume del corpo immerso per densità del liquido. Che sia acqua o qualsiasi altra cosa, non ha importanza, è la massa del liquido immerso, del liquido spostato. E questa prende il nome di principio di Archimede. Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta, una forza verso l'alto significa opposta alla forza di gravità, pari al peso del liquido che sposta. Cioè, se il volume del cubo fosse occupato dall'acqua, quale sarebbe la massa e quindi il peso di quell'acqua? Tale peso è, in newton, la forza subita verso l'alto. Eureka! Nessuno ha detto eureka. Del proiettore. Arrivarci senza il concetto di forza è straordinario, è una cosa da poco.
Questa è una conseguenza immediata. Fatemi rifare il disegno. Se, ed ecco qui che entra in gioco la paperetta, se io prendo la paperetta e la metto tutta sott'acqua e la lascio andare, che cosa succede alla paperetta? Va verso l'alto, perché? La paperetta è soggetta a due forze, tre in realtà, ma siamo, per adesso contiamo solo due. La prima è la forza peso. Attenzione, qui P maiuscolo con il vettore, questo è il peso. E poi la metto in blu, colore del quale qua c'è la forza di Archimede. Archimede di che spinge? Quale dei due vince? Dipende. Dipende da che cosa? Nel caso della paperetta vince Archimede. Perché? Perché la massa della paperetta, quindi il peso della paperetta, è inferiore alla massa e quindi al peso che avrebbe l'acqua che occupasse lo stesso volume. Mi spiego meglio. La forza risultante nel nostro caso vale, vediamo sempre come positivo il verso verso l'alto, la forza di Archimede meno la forza peso. Ok? Ma la forza di Archimede è la massa del liquido spostato per G. La forza peso è la massa della paperetta per G, indipendentemente dal volume della paperetta. Qualunque volume abbia, qualunque forma abbia, ok? Ma questo posso scriverlo come la massa del liquido spostato dall'oggetto immerso è volume dell'oggetto immerso per densità del liquido per G meno la massa della paperetta è uguale al volume della paperetta stessa per la densità dell'oggetto immerso per G. Tra i due, tra questo termine e questo termine, dove sta la differenza? Solo nella densità. La risultante ha lo stesso segno della densità del liquido meno quella dell'oggetto immerso. Quindi scrivo più chiaro, se ci riesco. La forza risultante è positiva se e solo se la densità del liquido è maggiore della densità dell'oggetto immerso. Quindi, se la mia paperetta è meno densa dell'acqua, Archimede la spinge verso la superficie. Se la densità della paperetta è uguale a quella dell'acqua, rimane dov'è? A qualunque quota io la metto, mentre qua dentro non c'è più la quota, H non c'è più. A qualunque quota io la piazzi, se le due densità sono identiche, la forza totale è nulla. Se invece della paperetta, la paperetta è di piombo pieno, allora la densità del liquido immerso è più piccola, quindi questo numero è più piccolo di questo, che sarà il piombo è maggiore di quello dell'acqua, e l'oggetto affonda. Quindi un corpo galleggia, quindi viene spinto verso la superficie se è totalmente immerso, se e solo se la sua densità globale è più piccola di quella del liquido in cui è immerso, o viceversa, se la densità del liquido è più grande di quella dell'oggetto. Questo produce la magia del fatto che una nave di metallo può galleggiare. Perché pur essendo il metallo
molto più denso dell'acqua, lo volevo rosso, non fa niente. Lo scafo in metallo è una cosa molto sottile rispetto all'intero volume della nave, e la nave galleggia perché la forza peso della nave viene bilanciata dalla forza di Archimede, la quale ha come unica richiesta il fatto che il volume immerso della nave deve occupare un volume che abbia come peso il peso identico a quello dell'intera nave, parte immersa e parte emersa. Se la densità dello scafo è più piccola di quella dell'acqua, ed è sufficiente che lo scafo abbia grandi volumi interni vuoti di aria, allora la nave galleggia. Perché la nave affonda? Se si aprono delle falle, ok, la parte libera, la parte occupata dall'aria, viene invasa dall'acqua e la densità media del volume occupato dalla nave diventa prima comparabile e poi maggiore di quella dell'acqua, e la nave affonda anche se fatta di legno. Ma allora come faccio a stabilire un problema più importante di ingegneria navale? È stabilire la linea di galleggiamento. Questa si chiama linea di Plimsoll, dall'ingegnere inglese che le ha tracciate per primo. Perché ce ne sono tante? Sono diverse linee di Plimsoll. Sì e no. Cioè certo un massimo e un minimo, dipende dal carico pieno oppure nave vuota, d'accordo? Però ne avete due scale normalmente. Non solo. Vabbè, qui avremmo dovuto prima calcolare il galleggiamento, ma sta per suonare. Da cosa dipende il fatto che la nave a parità di carico sia più o meno immersa dall'acqua? Se navigo nel mare o navigo in un fiume o in un lago. Le due acque sono a densità diverse. Se navigo in acque molto salate, la linea di galleggiamento è più bassa. Perché mi serve meno volume per spostare una quantità di liquido comparabile al peso dell'intero battello. Per oggi ci fermiamo qua.